Il clandestino, seconda puntata, Luca è ingannato da una cliente. Nella seconda puntata, si scopre che Luca travaglia a un debito misterioso per cui ha bisogno di accettare diversi casi che gli vengono proposti. In particolare ne accetta uno contrario alla sua etica. Una donna di origini cinesi si dice convinta che il marito la tradisca e perciò chiede a Luca di procurarle un video che le dimostri in modo schiacciante che quanto crede sia vero. Luca è contrario a fornire video, ma alla fine è costretto a cedere per denaro ed in poco tempo procura alla donna il video che chiedeva. Subito però si scatena il caos, perché la donna inganna Travaglia e infrangendo il patto di riservatezza, pubblica il video. In questo modo, si scopre che suo marito è un politico molto in vista a Milano. Luca è costretto a fare i conti con quanto causato dalla donna, che potrebbe ripercuotersi anche su di lui e potrebbe avere dei motivi politici più che personali. Intanto Carolina coinvolge Travaglia in una nuova indagine. A Milano arriva la settimana della moda, ed uno stilista lo ingaggia per fare da guardia del corpo ad una delle sue modelle. La ragazza infatti ha sfilato l'hijab, il tradizionale velo islamico, durante una sfilata e da quel giorno è presa di mira da un fanatico che mette a rischio la sua vita. Luca accetta di aiutarla ma naturalmente non tutto fila liscio, ma il suo stalker inizia a farsi vivo in maniera pressante fino a manifestarsi chiaramente, mettendo in pericolo sia Luca sia la ragazza. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi quali ripercussioni avrà l'inganno subito da Luca e che ne pensate di questa fiction? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.